Stai correndo? La tua vita va di fretta? Non hai mai tempo per te? La tua vita corre così tanto velocemente che non riesci neanche a capire cosa sta succedendo? Fermati, calmati, rilassati. Oggi voglio raccontarti la storia di Jack e il filo magico. Benvenuto in Perle di Coaching, io sono Mauro Pepe e in questo video voglio raccontarti una storia fantastica, dove alla fine ti svelerò cosa ci viene urlato ogni giorno nella nostra vita. Jack era un bambino dolce, divertente, appassionato, pieno di energia. Amava vivere, giocare, giocare con gli amici e soprattutto non amava, ma odiava andare a scuola e soprattutto non voleva mai rassettare la sua stanza e non voleva ubbidire ai suoi genitori. Come tutte le mattine andò a scuola, entrò a scuola e quella giornata andò particolarmente male, fu sgridato dalla maestra, uscì dalla scuola e doveva sbollire la rabbia, quindi andò a fare una passeggiata nel bosco prima di ritornare a casa. Passeggiando, passeggiando, a un certo punto si fermò su un tronco e si addormentò. Lo venne a svegliare una vecchina che gli disse: "Ciao Jack, come stai?" E Jack gli raccontò un po' la sua giornata e le sue disavventure a scuola. E lei le disse: "Ho un regalo per te. Lo vedi questo? È un filo magico. Se lo tiri di poco, il tempo passerà. Quindi se lo tiri un po', passeranno delle ore. Se lo tiri più forte, potrebbero passare dei giorni, delle settimane. Ma se lo tiri davvero forte, passeranno mesi e addirittura anni. Fanne buon uso." Jack prese il suo regalo e tornò a casa. Era incuriosito da questa matassa di questo filo e soprattutto non sapeva come utilizzarlo. E lo lasciò sulla scrivania e fece le cose che doveva fare fin quando il giorno dopo se lo portò a scuola. Quindi andò a scuola e mentre stava sentendo le lezioni, tutto annoiato, e diceva: "Quanto passa questo tempo, quanto passa questo tempo?" si ricordò del regalo che aveva ricevuto. Prese questa matassa, tirò un po' il filo e si ritrovò a casa a giocare e disse: "Figo, posso evitare di stare lì a scuola, anche domani lo utilizzerò." E lo fece varie volte durante la settimana, fin quando non si rese conto che poteva saltare il periodo della scuola. Quindi tirò forte il filo e si trovò da adolescente al liceo. Aveva già la fidanzatina, usciva la sera con gli amici, praticava uno sport. Dice: "Che figa la vita d'adolescente, è bellissima." Ma dopo un po' si accorse che le interrogazioni erano più difficili, che i genitori gli chiedevano di più: aiutarli a casa, aiutarli col lavoro, aveva anche dei compiti da svolgere. E allora iniziò a vivere questa vita, dopo un po' divenne troppo pesante, le interrogazioni erano davvero pesanti, non voleva stare tutto quel tempo sui libri, non voleva che i genitori decidessero per la sua vita e disse: "Quando sarò grande sarò io a decidere per la mia vita." Prese il filo, tirò forte e si trovò adulto. Quello che era la sua fidanzata era sua moglie, aveva anche due bellissimi bambini piccoli. Tornò a casa e trovò la mamma anziana e viveva la vita d'adulto. Ma dopo un po' si accorse che da adulto doveva lavorare perché aveva la famiglia, doveva far mangiare i bambini e dopo una giornata di lavoro tornava a casa, giocava un po' con i bambini, avrebbe voluto rilassarsi e riposare e fare una bella dormita, ma durante la notte i bambini si svegliano perché erano piccolini e lui non riesce a riposare per bene. Poi tornava di nuovo al giorno dal lavoro e dopo un po' dice: "No, ma forse è meglio che faccio passare questo tempo in cui i bambini miei sono piccoli." E passò avanti e così lo fece varie volte fin quando a un certo punto non si trovò novantenne che guardandosi indietro non aveva più nulla di quello che voleva. La moglie era morta, i figli erano ormai diventati molto grandi, lui non li poteva più abbracciare come faceva una volta, non poteva neanche fare più quelle passeggiate con la sua donna che erano così belle, romantiche, con il tempo quasi che si fermava. Era qualcosa di fantastico. Allora era deluso, aveva un magone e decise di fare, come d'abitudine, una passeggiata nel bosco vicino a casa. Passeggiando, passeggiando, si stancò lui novantenne, si sedette su un tronco e si addormentò. Lo andò a svegliare una vecchina, la stessa vecchina
di quando era bambino e gli disse: Jack, allora, ti è piaciuto il regalo che ti ho fatto? E lui disse: No, lo odio, mi ha rovinato la vita. La vecchina delusa disse: Ma come? Io ti ho regalato lo strumento più potente del mondo che ti permette di andare avanti nel tempo e tu sei deluso. Sì, sono delusissimo. Allora la vecchina dice: Ti do un ultimo desiderio. E lui dice: Voglio tornare bambino. Si sveglia dal torpore, si accorge di aver solo dormito, torna a casa e iniziò a godersi ogni singolo istante. In questa favola ci sono due grandi risvolti. Il primo è che ci urla forte: goditi ogni singolo istante della tua vita, sia quelli belli, sia quelli dolorosi. E il secondo risvolto è solo una favola. Non si può tornare indietro, non possiamo tornare bambini. Quello che abbiamo alle spalle è passato, non tornerà mai più indietro. Tutto quello che abbiamo vissuto è ormai andato. Abbiamo solo questo istante e la costruzione del nostro futuro. Beh, quello l'abbiamo davvero. Ultimamente nella mia vita ho vissuto dei momenti davvero dolorosi, istanti davvero lancinante, un dolore che ti beccava al petto, un magone veramente forte. Però ho deciso di vivere ogni singolo istante fino in fondo, indifferentemente da quanto dolore stessi provando. Non sono fuggito dal dolore, l'ho voluto vivere fino in fondo perché quello fa parte della mia vita, è un bene prezioso. E ho vissuto il momento presente anche in quegli istanti. È stato piacevole? No, non lo è stato. Ma oggi, dopo qualche tempo, con un fare un po' più rilassato e soprattutto avendo accettato un po' la situazione, sono contento di aver vissuto quegli istanti. Perché quegli istanti speciali, quegli attimi veramente speciali, li porterò con me per tutta la vita. Questo video lo dedico a Domenico. Grazie per tutto quello che hai fatto per me. Grazie per avermi accolto. Ti do un abbraccio. E a te che mi stai ascoltando, goditi ogni singolo istante, viviti ogni singolo momento. Da parte mia ti do un abbraccio, al prossimo video.